il suo nome sembra un'esclamazione, Fulminacci, in realtà è un ragazzo molto molto giovane, delizioso, che porta musica meravigliosa che noi vogliamo conoscere insieme. Buongiorno. Buongiorno Filippo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senti, ma partiamo un attimo dal nome d'arte, perché mi incuriosisce tantissimo, che chiaramente è la crasi tra il tuo nome e il tuo cognome, quindi credo che sia questo. Quando ti è venuto, non so, te l'ha dato qualcuno, ti è venuto in mente perché volevi richiamare con qualche idea in particolare? Qual è la genesi del tuo nome d'arte? La genesi in effetti è proprio la ricerca di un nome che riassumesse il mio nome e il mio cognome, e quindi questo mi sembrava quello più adatto. Ed è uscito fuori, mi pare, quando stavo mangiando, forse con i miei genitori e mio fratello, è uscito fuori questo nome, e poi loro mi hanno spiegato, diciamo, quelli più grandi di me, i nati negli anni 50-60, mi hanno detto che appunto è un'esclamazione dei fumetti. I fumetti di qualche anno fa, insomma, e per esempio Tex, Braccio di Ferro, dicevano Fulminacci invece di Accidenti, e quindi questa cosa mi fa molto ridere, mi diverte. Hai già raccolto, sei molto giovane, ma hai già raccolto nella tua carriera tanti premi, tanti riconoscimenti, comunque diciamo che la critica ti vuole molto bene, parlo del premio Tenco, parlo del MEI, e sei arrivato così al Festival di Sanremo. A parte l'emozione che ovviamente ti chiedo di descrivere, che provate a calcare per la prima volta il palco, ma poi voglio sapere qual è il prossimo step. Allora, l'emozione è incredibile, perché in effetti in 2 anni o poco più è successo quello che di solito succede in 10 anni, per cui è stato, mi ritengo davvero fortunato, perché mi sono trovato nel posto giusto al momento giusto quando ho cominciato. E poi l'emozione è pazzesca, perché appunto stare su questo palco, nonostante non ci sia il pubblico, a me non cambia nulla, perché non so com'era prima, no? Perché è la prima volta che vado a Sanremo, per cui per me Sanremo è questa cosa qui e me lo sto godendo, mi sto divertendo un sacco. Di qui in avanti come ti vedi subito dopo Sanremo? Di qui in avanti subito dopo Sanremo mi vedo sicuramente a casa a dormire, finalmente, a recuperare un po' di sonno. Va bene, ma hai recuperato il sonno? Cioè hai recuperato già... il sonno? No, recuperato il sonno sicuramente mi occuperò della promozione del mio secondo disco, che si chiama Tante Care Cose, che uscirà il 12 marzo, e quindi sarà una settimana comunque non con i ritmi di Sanremo, ma abbastanza. E poi finalmente dormirò invece. Ecco, esatto, stavo per dirtelo io, quindi non si dorme neanche la settimana prossima. Neanche la prossima. E arriviamo alla tua canzone, che è poi un po' il cuore, no, della nostra chiacchierata, e ti chiedo di raccontarci com'è nata. È una canzone che è nata dopo che per un lungo periodo un mio amico mi ha raccontato una storia d'amore che lui stava vivendo. Questa storia si è anche conclusa a un certo punto, però è stata molto sofferta, anche nel senso positivo del termine, molto, cioè, è stata molto sentita, per cui dopo questi racconti molto importanti, coinvolgenti, un giorno mi sono messo lì e ho deciso di fare finta di essere lui e di scrivere questa canzone come se io avessi vissuto quella cosa, rendendomi conto che quelle emozioni alla fine sono diventate reali anche per me, siccome l'ho scritta. E quindi ho imparato un nuovo modo di scrivere canzoni. Cioè facendotele raccontare da altri? No, in qualche modo facendomi ispirare da storie che non ho vissuto, ma senza trattarle come se non fossero valide quanto quelle che vivo io. Capito perfettamente. E quindi grandi emozioni in questi giorni, un album in uscita, sei uno che guarda anche alla gara, cioè sei un competitivo, avevi delle aspettative, hai delle aspettative, non ti interessa per niente, come lo vivi? Vabbè, io allora ti dico che non sono mai arrivato più di ultimo a nessuna gara di nessuno sport, per esempio. Per cui non ho sviluppato una vena competitiva nella mia vita, devo dire. Per me la vittoria è essere stato preso a Sanremo e suonare la mia canzone, avere l'opportunità di suonare con un'orchestra di questo livello e con una visibilità di questo tipo. Per cui la vittoria è sicuramente questa, io sono felicissimo. Insomma, hai già vinto così. Tra chi magari ti ha fatto i complimenti o ti ha mandato lì in bocca al lupo, c'è qualcuno di speciale, di particolare, di inaspettato? No, devo dire che
cioè, nel senso, nessuno di inaspettato mi ha fatto gli auguri, no, tutte le persone che mi vogliono bene, che conosco, insomma, e sono molto contento, ho ricevuto tanti messaggi. Ok, ultimo curiosità, diciamo, poi ti lascio andare, sei scaramantico, hai un rito che affronti prima, durante, dopo? Ma io per delle cose sono scaramantico, ma in realtà sul lavoro non lo sono mai stato. Ho deciso di non avere questo tipo di problema, perché secondo me è più un problema che altro, in realtà, no? Se uno è libero da questo tipo di ritualità, alla fine si vive meglio le cose. Perfetto, grazie mille a Fulminacci per essere stato con noi. Grazie, grazie a voi. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.